I come indice glicemico. Io sono Giuseppe Scopelliti, biologo nutrizionista, e questo è l'alfabeto nutrizionale. Bene amici, bentornati con il nostro appuntamento settimanale con l'alfabeto nutrizionale, il podcast nel quale lettera dopo lettera andremo esplorando vari aspetti della nutrizione. Oggi è il turno della lettera I e ho deciso di parlarvi dell'indice glicemico, un argomento che è molto divisivo e che genera molta confusione in tanta gente, perché molte persone pensano che l'indice glicemico sia un parametro fondamentale a tenere in considerazione quando stiamo gestendo la nostra alimentazione. In realtà le cose stanno un po' diversamente, perché innanzitutto dovremmo capire cos'è effettivamente l'indice glicemico e il suo ruolo effettivo all'interno della nutrizione sana. L'indice glicemico è un valore che ci sta a indicare la velocità, ascoltate bene, la velocità con la quale aumenta la glicemia nel sangue in seguito alla assunzione di un certo alimento. Basta, non ci dice nient'altro. Ora, se noi ragionassimo un pochino superficialmente, potremmo un attimino, diciamo, ragionare in questo modo e dire: guarda, un alimento che ha un indice glicemico più alto e quindi innalza la glicemia più velocemente è sicuramente peggiore di uno che ha un indice glicemico più basso e che la innalza più lentamente. Uno potrebbe fare questo ragionamento, ma sarebbe un ragionamento sbagliato, perché l'indice glicemico non ci dice assolutamente nulla sulla qualità dell'alimento, sul fatto che sia un alimento corretto o meno da mangiare più o meno spesso, in che quantità. Perché appunto ci dà un unico parametro, che è la velocità dell'innalzamento della glicemia nel sangue. E perché è irrilevante nella stragrandissimissima maggioranza dei casi? Adesso ve lo spiego anche con degli esempi pratici. Sapere quanto velocemente un alimento mi innalza la glicemia nel sangue non mi dice nulla su quanto alza la glicemia nel sangue, ok? E questo invece è un parametro molto importante, perché se io ho un alimento che ha un indice glicemico molto alto, che però mi innalza la glicemia nel sangue di 2 punti, cioè da 80 mi arriva a 82 all'istante, direi un bel chi se ne frega, senza considerare tutto il contesto, perché l'indice glicemico non tiene conto del contesto, tiene conto semplicemente di quell'unico valore, che è un valore di laboratorio, non è un valore neanche tanto reale. E adesso vi faccio comunque tanti altri esempi. Per tornare magari a un esempio automobilistico, che faccio spesso questo tipo di esempi anche nelle altre puntate, ho parlato spesso di macchine, non perché io sono appassionato, ma perché comunque è abbastanza facile, diciamo, da capire un riferimento del genere. Vi potrei fare un esempio del genere: una Ferrari e una Panda. Sappiamo che la Ferrari è una macchina molto potente e molto veloce, ok? La Panda no, ok? Però se io ho una Ferrari che rispetta i limiti di velocità e quindi cammina, che ne so, in città, adesso siamo a Bologna che c'è il limite dei 30, quindi abbiamo una Ferrari che va ai 30, mi fa dai 0 ai 30 in un istante, ok? Però mi rispetta i limiti. Invece abbiamo una Panda che per arrivare ai 30 ci mette un quarto d'ora, però anziché andare ai 30 all'ora la Panda mi va a 120 in pieno centro. Quale macchina si sta comportando meglio? La Ferrari, che è super veloce, che però mi rispetta i limiti, o la Panda, che è abbastanza lenta ma non rispetta i limiti e rischia di fare un disastro mettendo sotto le persone? Stesso discorso l'indice glicemico. Da un lato abbiamo delle Ferrari che rispettano i limiti, dall'altro abbiamo delle Panda che vanno ai 140 in centro. E dobbiamo capirla questa differenza, perché altrimenti faremo delle scelte basandoci su delle indicazioni che di fatto sono inutili, e quindi magari stiamo scegliendo degli alimenti sbagliati o comunque stiamo evitando degli alimenti che invece non dovremmo evitare, basandoci solo su quel valore lì di indice glicemico che non ci dice assolutamente nulla nella pratica. Anche perché noi dobbiamo considerare un'altra cosa, che l'indice glicemico tiene conto soltanto dell'alimento singolo, non del contesto nel quale viene mangiato, perché a parte rari casi noi non mangiamo alimenti singolarmente, ma li mangiamo sempre in un insieme di
altri alimenti. Esempio pratico: se io a pranzo mangio del riso con le zucchine, del parmigiano, non sto mangiando solo del riso, perché l'indice glicemico del riso è 1, ma di tutto quel pasto è diverso, perché noi abbiamo il riso che ha il suo indice glicemico, poi abbiamo le verdure che con le loro fibre abbassano l'indice glicemico del pasto, abbiamo l'olio, perché un po' d'olio ce lo mettiamo per condire, e anche l'olio con i suoi grassi abbassa l'indice glicemico del pasto, e poi abbiamo anche un po' di parmigiano che con le sue proteine e i suoi grassi abbassa ulteriormente l'indice glicemico del pasto. Quindi il riso ha un indice glicemico X, il pasto, riso, zucchine e parmigiano, ha un indice glicemico completamente diverso e molto più basso, ok, del riso. Quindi perché io dovrei evitare il riso per il suo indice glicemico quando il riso non lo mangio mai da solo, e anche se fosse non sarebbe tutto sto problema, ma lo sto mangiando all'interno di un pasto completo con tante altre, cioè con tanti altri alimenti che contribuiscono a tenere basso l'indice glicemico e tra l'altro aumentare anche il senso di sazietà. Quindi questo è un ragionamento che non fa quasi nessuno, perché ci si basa semplicemente su quel numeretto che troviamo su Google: l'indice glicemico del riso X, allora non lo mangio, mangio un'altra cosa. L'indice glicemico del, che ne so, dell'anguria è altissimo, ok, è vero, l'anguria ha un indice glicemico alto per essere un frutto. Il punto però qual è? Che l'anguria contiene pochissimi carboidrati, quindi la glicemia nel sangue non si innalza quasi di nulla, perché non può farlo, perché ne ha veramente pochi di carboidrati. Di contro, per esempio, un tiramisù che ha, o una pizza fritta, ha un indice glicemico molto più basso dell'anguria, ma ha un potere calorico estremamente più alto, cioè 100 grammi di pizza fritta hanno le calorie di 4 kg di anguria. Cioè, lo capiamo da soli che c'è una differenza abissale tra i due e che non possiamo basarci solo sull'indice glicemico per dire cosa sia meglio, perché se ci basassimo solo su quello, la pizza fritta vince sull'anguria. E a quel punto mangiamo sempre pizza fritta la mattina alla sera, per carità, buona è la pizza fritta, io adoro la pizza fritta, però è, lo sappiamo tutti che non possiamo alimentarci a pizza fritta, e che invece l'anguria, essendo un frutto, possiamo mangiarlo nella quantità della frutta, cioè mezzo chilo al giorno. Quindi ecco che ragionare per indice glicemico ci porta su una strada sbagliata, perché ci fa fare delle scelte spesso sbagliate e senza senso. Altra cosa è che nel momento in cui noi mangiamo in maniera sana e corretta, cioè seguendo le regole della sana alimentazione, quindi mangiando la verdura a ogni pasto, preferendo i cereali integrali, mangiando i legumi, eccetera eccetera, abbiamo già dei pasti che automaticamente hanno un indice glicemico basso e che non impattano poi nella qualità dell'alimentazione, anzi. Quindi quello che dovremmo fare è farci meno pippe mentali, lasciatemi passare il termine, e pensare di mangiare in maniera più sana e corretta, senza appunto complicarci la vita con questi aspetti che sono del tutto inutili e che semplicemente complicano la vita per chiunque, e ci fanno fare, ripeto, come ho fatto l'esempio di prima, delle scelte spesso sbagliate, perché ci fanno evitare alimenti che poracci non ci hanno fatto niente, che non è necessario evitare, e magari ci fanno preferire altri alimenti che invece sarebbe meglio magari mangiare solo saltuariamente. Vedi ad esempio l'esempio di prima della pizza fritta contro anguria. Quindi siate un pochino più sereni nei confronti dell'alimentazione e non lasciatevi ingabbiare in questa tipologia di meccanismi che vi complicano la vita, non vi portano nulla di concreto poi come miglioramento a livello di alimentazione e qualità della vita, e quando basterebbe semplicemente appunto mangiare in modo sano e corretto senza preoccuparsi di indici glicemici a destra e a manca, perché in quel caso i pasti sarebbero già a basso indice glicemico perché ben strutturati. Se invece siamo persone che non mangiamo la verdura, facciamo gli schizzinosi con questo quello, preferiamo solo alcuni tipi di alimenti, ecco che in quel caso abbiamo un'alimentazione sbilanciata, e anche se fosse un'alimentazione a basso indice glicemico, chi se ne frega, stiamo comunque mangiando male, ok? Quindi mi raccomando. E anche il discorso sui diabetici, che molti fanno: ah, ma io, i diabetici lo devono tenere in considerazione, fino a un certo punto, perché comunque i diabetici devono tenere in considerazione più il carico glicemico, non tanto l'indice glicemico.
glicemico. Il carico di glicemico è già un valore più interessante perché ci mette in relazione l'indice glicemico, cioè la velocità con la quale aumenta la glicemia, con di quanto aumenta la glicemia, ok? E quindi già abbiamo un rapporto tra questi due valori che ci dà già un'indicazione un pochino più importante del solo indice glicemico. Ma anche lì un'alimentazione strutturata bene per un diabetico non deve stare a tener conto di indici glicemici così a caso, perché se un diabetico, che ne so, mangia 4 etti di torta, cioè chi se ne frega che c'ha l'indice glicemico alto, sta mangiando male, ok? E quindi non dovrebbe farlo, ma non dovrebbe farlo nessuno, ok? Perché le regole che valgono per i diabetici valgono per tutti, quindi anche lì non fossilizzatevi con ah sì, ma allora è diabetico quella, perché in realtà se un diabetico mangia bene, anche il diabetico non deve star dietro a indici glicemici. Al carico glicemico, quello sì, perché poi sei un diabetico di tipo 1, quindi insulino dipendente, deve tener conto di quanti carboidrati sta mangiando, quindi gestire l'insulina. Beh, sono discorsi un pochino più tecnici, ma che comunque riguardano una piccolissima percentuale della popolazione. La maggior parte che vi fate problemi sull'indice glicemico in realtà non avete nessun problema e ve li create e basta, quindi mi raccomando. Quindi io per oggi mi fermo qui, vi invito come sempre a lasciare un like e a seguirmi, e mi raccomando, sempre carichi e motivati.